Benvenuti, è il mese dell'educazione finanziaria, io sono Maurizio Poli, educatore finanziario e come di consuetudine con il patrocinio di Well TV, canale Sky 810 e streaming www.welltv.eu, abbiamo in itinere per questo mese di ottobre 5 puntate, tutti i lunedì dalle 8.30 alle 9, tutti i lunedì di ottobre, con 5 ospiti diversi per parlare di educazione finanziaria, temi legati a costruisci oggi il tuo futuro, che è il tema legato al mese dell'educazione finanziaria 2022. È una puntata che è accreditata al Comitato dell'Educazione Finanziaria. Non potevamo partire senza l'aiuto di Giusy Biondelli. Giusy, benvenuta. Buongiorno, faccio sempre gli auguri e un buon inizio. Un buon inizio del mese dell'educazione finanziaria, anche se i venti sono contrari e il mare è un po' agitato, ma abbiamo chiamato un buon comandante di navi, un buon comandante per partire, che è l'amico, se posso dire, dottor Andrea Rocco. Benvenuto Andrea. Grazie Maurizio per l'invito, bentrovati. Ecco il comandante della nave che è qua, Andrea Rocco, che ne ha viste di tutti i colori anche lui dal punto di vista delle tempeste finanziarie, delle situazioni, però questo mese dell'educazione finanziaria vogliamo dare in questa piccola mezz'ora qualche piccolo spunto di riflessione per quanto riguarda costruisci oggi il tuo futuro. E mi sono permesso di invitarti, Andrea, ti ringrazio che ci sei, perché i tuoi libri, la tua formazione come docente, che dai sempre contributi molto importanti, ci aiuta ad avere qualche piccolo spunto di riflessione sia agli educatori, ai consulenti finanziari, ma alle famiglie e anche agli imprenditori. Quindi, grazie, mi fa molto piacere, credo sia importante parlare, soprattutto Maurizio, in momenti come quelli che stiamo attraversando, no? Perché il 2022 non è certamente un anno finanziario semplice, è come sempre la lucidità o l'emotività fanno un'enorme differenza tra un buon risultato o un pessimo risultato finanziario. Quindi è sempre molto importante che noi per primi andiamo a ricordare quali sono le regole del buon processo di investimento e di pianificazione generale e finanziaria in generale. Dell'educazione finanziaria, ripartire da capo, dalla lettera A, ricordare sempre a imprenditori e alle famiglie di cosa siamo capaci nel pianificare, nel parlare, nel pensare e nello studiare, perché non si smette mai di essere studenti in questo momento qua, vero Giusy? È vero, ahimè le riflessioni che sono da fare sono molteplici e sempre di più è importante fare una valutazione in termini di pianificazione finanziaria. La parte più difficile in questo periodo, naturalmente, per mantenere la lucidità e per mantenere quello che si era deciso nel processo di pianificazione, è resistere alla tentazione di cambiare quanto si era deciso, perché quando l'abbiamo deciso non avevamo emotività in campo, quando l'abbiamo deciso con l'assistenza magari di un consulente, ma l'abbiamo deciso non in una situazione di panico, di preoccupazione o di paura nei confronti di quelle che sono le incertezze del mercato. Chiaramente questa è la parte più difficile, è la parte più difficile perché siamo umani, perché quando ascoltiamo le notizie e sentiamo che c'è l'inflazione, che i tassi aumentano, che comunque c'è una minaccia dal punto di vista della sicurezza internazionale di pace, insomma, sono tutti elementi che messi tutti insieme è chiaro che destabilizzano la nostra lucidità e comunque ci fanno preoccupare. Abbassiamo lo sguardo nel breve termine e non lo manteniamo più nel lungo, quindi questo rischia di farci prendere delle decisioni o comunque di mettere in dubbio quanto era stato pianificato in precedenza. Grazie Giusy, torniamo da Andrea. Andrea, per tornare al ripasso nel mese dell'educazione finanziaria, mi permetto di tornare su un tuo cavallo di battaglia che io e Giusy amiamo molto e lo ricordiamo spesso nelle nostre puntate e nei nostri piccoli incontri che facciamo con i clienti. E non usiamo, facciamo un po' di così, cloniamo un po' la tua cosa, il nome dei soldi è il tuo libro, noi diciamo, non usiamo la parola barattoli, usiamo le buste, ma è la fonte di ispirazione sei tu, perché torniamo sia come imprenditore ma anche come famiglia, perché la famiglia è il nucleo dove si impara a gestire l'aspetto del denaro e quindi il tuo libro è più che mai attuale, so che è in ristampa adesso,
So che è stato. Sì, mi sta dando soddisfazione, diciamo. È bello sapere che concetti semplici, ma credo indispensabili nel processo di investimento siano divulgati il più possibile. Ma sì, allora, tornando un po' a questo concetto che mi fa piacere vi sia chiaro, diciamo che l'idea qual è? L'idea è che quando siamo di fronte a una scelta di investimento, troppo spesso pensiamo alla scatola, al prodotto nel quale stiamo investendo e troppo poco spesso pensiamo al motivo per il quale stiamo investendo. E questo ovviamente non significa che non sia importante scegliere bene, che i prodotti non contino, ovviamente contano, ma prima di tutto conta il motivo, conta l'obiettivo, conta non in che cosa, ma conta per che cosa si sta investendo. E non è un gioco di parole, perché provo a fare un esempio. Se ho investito per un preciso obiettivo, che può essere, non lo so, l'accantonamento, ad esempio, che si fa per un figlio, la domanda che ci si dovrebbe porre quando poi attraversiamo fasi come queste, la domanda è questa: ma l'inflazione che sto subendo, la guerra che si sta purtroppo ancora dispiegando, la crisi energetica in corso, queste cose modificano la mia esigenza di costruire un accantonamento per mio figlio o mia figlia? E la risposta è no, la risposta è io quell'esigenza continuo ad avercela e magari non ce l'ho domani, ce l'ho fra 7, 8, 10, 15 anni e allora se c'è quell'esigenza, Giusy diceva poco fa, il rischio di farsi distrarre dalle cose che capitano giorno dopo giorno, dal breve termine e di perdere di vista il lungo termine. Quanto conta ricordare a noi stessi che quell'esigenza c'è? E se c'è, allora è la strategia che domina, no? È quello che continua a governare il mio processo di investimento. Quindi è fondamentale partire da questo. E siccome poi ciascuno di noi non ha un barattolo, non ha una busta, come dici tu, Maurizio, ma ne ha tante perché abbiamo diverse esigenze, queste esigenze bisogna collocarle nel tempo, capire quando sono verosimilmente collocate, inserite nel tempo e aspettare, cosa che difficilmente facciamo quando investiamo. Quindi la prima cosa è proprio comprendere per che cosa sto investendo e quando temporalmente si colloca questo mio obiettivo. Continuiamo questo ripasso, grazie Andrea. Un ripasso nel mese dell'educazione finanziaria, quello che conta per il tuo futuro. Questo è il primo tassello che ci sta dicendo Andrea. Ma ho in mente, Giusy, le buste me le ha fatte venire in mente la mamma della Giusy, che salutiamo, che ci ha fatto sempre. Lei aveva le buste, Giusy, vero? Contadina, Ma famiglia sì, contadina. certo, ognuno di noi ha il suo metodo, ha il proprio metodo, per cui chiaramente la busta piuttosto che il barattolo, piuttosto che anche una sorta di. È anche il contenitore, fa anche da protezione, no? Quindi il fatto che io metto qualcosa in questo contenitore e so che è destinato a. Chiaramente un tempo nella contadina, nella mentalità agricola, nella cultura agricola. C'erano le finalità delle spese correnti, quindi che poteva essere la spesa, che potevano essere le bollette. Ecco, questo magari è un tema che torna di attualità, visto la situazione veramente molto preoccupante del rincaro delle nostre bollette. Però chiaramente cos'è sostanzialmente? È un darsi delle regole. Andrea ce l'ha specificato molto bene. Se io stabilisco qual è l'obiettivo che voglio raggiungere, cioè il perché sto accantonando, perché sto rinunciando oggi a spendere qualcosa per rinviarlo un domani, è un rinvio di spesa, quindi oggi sto rinviando un consumo, un qualcosa perché ho qualcosa di più importante, un obiettivo più importante, i figli, la casa, anche cose piacevoli, la vacanza piuttosto che lo sfizio da prendersi in casa. Ecco, quindi questo significa darsi delle regole. Oggi rinuncio e lo rinvio nel futuro. E queste regole vanno rispettate. Quindi se io ho l'obiettivo, come ha fatto l'esempio prima Andrea, di accantonare delle risorse da destinare al percorso di studi di mio figlio, non vedo perché oggi, con l'orizzonte temporale, con una visione di 6 mesi, perché stiamo parlando di un conflitto, ad esempio, nel caso del problema internazionale che abbiamo con la Russia, quindi di un conflitto bellico che mi minaccia da 6 mesi, perché questo dovrebbe ridiscutere in termini radicali quello che io ho stabilito che dovrà succedere tra 7 anni. Cioè,
insomma, è troppo. Innanzitutto è una dimensione più grande di noi, e noi invece la nostra pianificazione, le nostre regole le dobbiamo rispettare, perché dobbiamo avere costanza, metodo nel mantenere quella che è la nostra pianificazione. Grazie Giusy, continuiamo il ripasso con Andrea Rocco invece per il nome dei soldi. Ma il nome dei soldi, Andrea, voglio chiederti, anche per un imprenditore, per un'impresa in questo momento qui, il tuo libro come concetto base può essere utile come ripasso? Io lo chiamo ripasso, ma dovrebbe essere sempre presente questo aspetto. Sì, qui. Diciamo ripasso per chi sa già cosa fare, per chi non sa, giustamente è una cosa nuova. Ma guarda, adesso in generale direi, uscendo magari dai concetti che esprimo nel mio racconto, sì, certamente anche l'imprenditore, no, è alle prese in questo frangente con una situazione complicata, e credo che per l'impresa le stesse questioni che si pongono per la famiglia, cioè quando c'è la possibilità di investire bene. Ma farei un passetto indietro, Maurizio, perché prima dell'investimento, che io parli di famiglia, che io parli di impresa, ci dovrebbe essere un'altra cosa, un altro tassello fondamentale, che è la protezione, no? E allora, quando mai, quanto oggi questa cosa è dirompente e importante, se purtroppo ancora una volta dobbiamo commentare quello che succede anche in giro per il nostro paese a seguito degli eventi climatici estremi, che oserei dire non sono neanche più estremi, perché di fatto purtroppo capitano con una regolarità impressionante. Noi ogni anno ci misuriamo in questo periodo, soprattutto quando inizia l'autunno, con il cambio di stagione, con piogge torrenziali, con alluvioni, con diversi fenomeni che non portano via soltanto le persone, che chiaramente è la cosa più grave, ma intaccano anche il patrimonio delle persone. E cosa c'entra tutto questo con il processo di pianificazione finanziaria e patrimoniale? C'entra perché purtroppo in Italia, dati recentissimi da parte di ANIA, quindi l'Associazione delle Compagnie Assicurative, in Italia sono coperte dal rischio semplice e banale, lasciami dire, di incendio una abitazione su due. E addirittura nei confronti di calamità naturali, e sempre qui i dati ci dicono che 3 abitazioni su 4 in Italia sono esposte ad un rischio idrogeologico e sono coperte meno del 5%. Cioè il problema qui è veramente enorme. E allora il mio invito, quando parliamo di regole, di pianificazione, di programmazione del nostro futuro, no? E quindi anche dal punto di vista finanziario, il mio suggerimento è questo: da dove devo partire se non da questo? Come faccio ad occuparmi e a preoccuparmi dei miei risparmi investiti magari nei mercati internazionali molto diversificati, che come sappiamo soffrono, ma sappiamo anche che ripartiranno perché è nella storia? E magari non mi preoccupo del fatto che la mia abitazione, nella quale ho riversato tutti i miei risparmi, ci ho fatto pure un mutuo, e non è coperta. Ecco, questo credo sia un altro aspetto fondamentale, anzi più che un altro, questo è l'aspetto da cui dovrei partire, perché senza protezione poi tutto il resto viene giù. Quindi prima di tutto mettere in sicurezza il proprio patrimonio, per il quale facciamo molta fatica nel tempo a costruirlo e a crearlo. Dopodiché certamente ci sono le regole anche del buon investitore. Ecco, siccome il mese dell'educazione finanziaria è uno, ma poi si investe, si vive anche gli altri 11, credo che questi aspetti vadano ribaditi continuamente. Giusy, penso che stia spiegando benissimo il titolo del mese dell'educazione finanziaria. Andrea, costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro. Ci ha parlato e ci ha introdotto sulla parola protezione. Beh, diciamo che questo, definiamo lo slogan del mese dell'educazione finanziaria, racchiude un po' tutto quelle che possono essere definite quelle le priorità che un soggetto dovrebbe pensare, perché in questa frase ci sta anche tutto il tema della previdenza complementare, quindi perché oggi che lavoro, oggi che risparmio, oggi che posso, che sono in salute, che posso permettermi uno sguardo al futuro, che ha una lunghezza anche di 15, 20 anni, 25, 30, a seconda dell'età che ho,
posso preoccuparmi e posso mettere le basi anche per un accantonamento previdenziale. Sicuramente concordo con Andrea che nell'ambito, prima ancora di diventare investitori, devo affrontare quello che è la pianificazione finanziaria nell'ambito della protezione, perché sono alla base della, definiamola, della, dell'area della definita sicurezza, perché mette al riparo quello che noi amiamo di più, quindi la famiglia, la casa, il nostro futuro a livello reddituale. Poi chiaramente tutto quello che va oltre lo possiamo destinare a quello che è la pianificazione finanziaria in ambito di investimento, ma perché la parte più preoccupante, quella che mina la mia serenità anche mentale, perché se io mi preoccupo di prevenire eventuali situazioni infelici sulla mia casa o sulla mia famiglia, sono più sereno anche a pianificare nell'ambito degli investimenti. Devo ringraziare sia Andrea che Giusy che ci stanno facendo questo video, poi a dare visto andiamo il lunedì, sì, dalle 8.30 alle 9 su canale Sky 810 e streaming ovunque, poi sui canali social ritroverete questa puntata. Il ripasso è importante, il mese di educazione finanziaria, come ci diceva Andrea, dura tutto l'anno, noi facciamo un focus come il Comitato dell'Educazione Finanziaria che suddivide in tre momenti l'aspetto protezione, l'aspetto previdenziale e l'aspetto assicurativo. Beh, abbiamo già toccato i due aspetti importantissimi, protezione e, e previdenza, vero Giusy? Sì, assolutamente. E con Andrea proseguiamo su questa cosa della protezione. Dopo la protezione, il mese di educazione finanziaria si focalizza anche, come dicevi tu, giusto, l'assicurazione, proteggere la mia famiglia, la mia impresa da questi eventi che non sono gestibili dalla mia persona, non sono prevedibili. Quindi anche ritornando all'aspetto del contadino, perché il contadino protegge il suo campo di mais dalla grandine? Perché lui lo fa e io che ho investito, come diceva Andrea Rocco, denaro, sudore e sangue nella mia abitazione, nella mia azienda, non la proteggo con una semplice polizza assicurativa, che non è Satana, è qualcosa che mi aiuta. Io credo anche, ci sono due aspetti, il primo, il primissimo che la vince su tutti, sia nell'ambito dell'educazione finanziaria ma anche e soprattutto per questo aspetto, diciamo, di protezione, passa dalla cultura intesa come conoscenza di quelli che possono essere i rischi e conoscenza delle valutazioni che posso fare per proteggermi da questi rischi. Poi una parte residuale è dovuta al fatto che a livello di finanza comportamentale, di aspetto proprio psicologico, noi abbiamo quelli che sono i nostri pregiudizi, i nostri limiti che ci poniamo nel caso in cui pensiamo che alcune cose non abbiano la valenza che in realtà tanto viene espressa e viene descritta. Ecco, bisogna prima di tutto partire dalla cultura. Cultura perché comunque la cultura permette di avere la consapevolezza di doversi proteggere dai rischi, di dover valutare alcune situazioni in cui potremmo trovarci e quindi vivere il disagio di non avere la risorsa finanziaria. Quindi questo dà la lucidità di poter valutare. Poi chiaramente non sempre ci possiamo permettere subito le soluzioni, quindi sto parlando magari anche di una copertura a caso morte, magari una famiglia deve programmare e pianificare le proprie risorse finanziarie in modo un pochino più razionale, però sapere che appena ne ho la possibilità o comunque mi organizzo e devo avere il tempo necessario per destinare queste risorse, avrò la possibilità di proteggermi da quel rischio. Ecco, la consapevolezza aiuta a fare questo tipo di valutazione. Consapevolezza, Andrea, è importante come parola nell'educazione finanziaria? Secondo te, secondo la tua esperienza come grande formatore di noi consulenti, ma anche di imprese e famiglie, giri tutta Italia, sei tornato a girare l'Italia, a incontrare le persone, sei tornato. Sì, quindi fortunatamente sì, sto tornando a girare. Ma consapevolezza non è una parola importante, è la parola più importante quando dobbiamo prendere delle scelte che hanno poi un impatto sul nostro futuro. Fammi aggiungere, Maurizio, una cosa a quanto ho sentito poco fa dall'ottima Giusy, perché sul discorso protezione, e poi chiudo su questo capitolo, credo sia fondamentale aver chiaro un passaggio. Ci sono delle cose su cui noi nulla possiamo,
su cui non abbiamo alcun potere di intervento, no? Perché gli eventi che colpiscono le cose o le persone purtroppo accadono e nella vita possono presentarsi. Quindi noi siamo vulnerabili per natura, perché può succedere su ognuno di noi qualsiasi cosa. La cosa importante però è che possiamo costruire una certa invulnerabilità dal punto di vista finanziario. Quindi mentre non governiamo la possibilità che un evento avverso ed esogeno ci colpisca, governiamo il fatto di limitare le conseguenze che quell'evento produce sulla nostra situazione finanziaria e patrimoniale. E questo è importantissimo, perché la polizza assicurativa come concetto, poi al di là delle sue mille declinazioni, ma la polizza assicurativa ha esattamente questa funzione, quella di costruire una certa invulnerabilità finanziaria. E senza questo scaricare il rischio sulla compagnia, che il rischio se lo prende per professione, il rischio lo sopportiamo noi. E quando arriva l'evento avverso, noi non conosciamo l'entità dell'evento avverso. Quindi quando diciamo mi tengo i 20, 30, 50, 80 mila euro, perché non si sa mai, per chi naturalmente ce li ha e se lo può permettere, la domanda è: vai a sapere che quel denaro sarà sufficiente di fronte all'evento che può presentarsi? Te li farai bastare, non è che ti bastano, ed è diverso il concetto. Quindi è fondamentale partire da questa consapevolezza qui, la consapevolezza che io la mia invulnerabilità finanziaria la posso costruire. Non posso far nulla contro la vulnerabilità che ho per natura, ma posso costruire invece quella di tipo finanziario. Grazie Andrea, torno da Giusy e poi anche da te Andrea. L'aspetto che voglio toccare è sopravvivere poi ai miei risparmi. Abbiamo parlato di questo aspetto qui, quindi anche l'aspetto longevità, l'aspetto life cycle, è da tenere presente, vero Giusy e vero Andrea, in ultimi 5 minuti, Giusy, poi Andrea, su questo tema qua, sopravvivere ai propri risparmi. Quindi nel mese di educazione finanziaria c'è il discorso previdenza, ma questo qui è un aspetto molto concreto. Beh, è un tema che meriterebbe davvero un po' più di tempo. Chiaramente il flash che possiamo fare è che ovviamente per la qualità di vita che noi abbiamo oggi, che viviamo ormai da diversi decenni, la nostra vita si è allungata, quindi viviamo questa situazione, chiamiamola positiva, perché ovviamente non sempre è positiva, ma chiamiamo che chiaramente dal punto di vista del benessere, della qualità di vita, noi abbiamo la possibilità di vivere più a lungo, in particolare le donne che vivono mediamente 5 anni, 5 anni e mezzo, statisticamente parlando, rispetto agli uomini. È chiaro che però questo è una notizia positiva, innanzitutto se si ha la salute, perché essere longevi è bello, ma se lo vivi in salute. Ma a pari merito, oltre alla salute, anche le risorse finanziarie, perché chiaramente la vita di ogni giorno, la necessità che abbiamo nel nostro ciclo di vita possono richiedere delle risorse finanziarie importanti. Noi normalmente non è che diminuiamo le spese, quando siamo giovani abbiamo un tipo di spese, quando viviamo una maturità di un certo tipo, la famiglia, il nostro percorso lavorativo, eccetera, abbiamo delle esigenze di spesa, ma quando siamo più maturi, quando entriamo nella cosiddetta silver economy, quindi l'età che va dai 65 anni in su, che poi è stata ulteriormente suddivisa in fasce d'età, abbiamo delle altre esigenze, ma in realtà il nostro carrello della spesa non diminuisce, cambia la qualità delle spese. E quindi avere le risorse finanziarie necessarie per sostenere il nostro tenore di vita è fondamentale. Dove per tenore di vita non sto parlando dei viaggi alle Maldive o delle feste e dei divertimenti vari, sto parlando proprio di tenore di vita, cioè l'esigenza che noi abbiamo in termini qualitativi, che può essere l'assistenza, che può essere della fisioterapia, che può essere, perché no, anche qualche viaggio, ma assolutamente tutto all'interno di quello che può essere il benessere della salute e il conservare il nostro stato di vita. Chiaramente cosa succede? Che la longevità fa sì che ci siano più anni di vita e non sempre i nostri risparmi sono sufficienti per. Grazie Giusy. Andrea, su questo tema per concludere, inutili lascio a te, sopravvivere ai propri risparmi. So che è un tema che ti è caro,
che ne parli anche nei tuoi meeting di formazione. È un aspetto importante anche secondo te questo tema qua nel mese di certamente sì, è uno Maurizio dei temi che vanno affrontati quando si pianifica ed è un tema che facciamo fatica a considerare perché lo vediamo molto lontano nel tempo. Diciamo che ci sono due rischi contrapposti, no? Da un lato c'è un rischio di premorienza, quindi significa lasciare le persone care, rischiare di lasciare le persone care senza risorse sufficienti, oppure c'è il rischio di longevità di cui parlava Giusy poc'anzi, che significa rischiare di lasciare se stessi senza risorse sufficienti. E siccome siamo in un paese dove la longevità è un dato oggettivo e dove per fortuna in media si vive di più, ma dove anche per sfortuna ci sono sempre meno figli e quindi c'è un problema demografico serio che ancora la maggior parte delle persone non ha ben chiaro, allora bisogna comprendere che tutte le prestazioni alle quali per decenni ci siamo abituati anche dallo Stato, le prestazioni assistenziali, sanitarie, previdenziali, non sono scontate. E siccome tra pochi decenni, dice l'Istat, vivremo in un paese dove ci saranno 3 over 65 ogni under 15, un rapporto di 3 a 1, oggi questo rapporto è di 1,8 a 1, ed è già alto, ma sarà ancora più alto. Allora la domanda sulla quale invito a riflettere è questa: come possiamo pensare che in un paese già oggi finanziariamente precario, dove già oggi gli equilibri sono molto fragili, come possiamo pensare che con un rapporto di 3 over 65 ogni under 15 ci possano essere tutte le prestazioni di welfare che desideriamo o di cui abbiamo bisogno? Quindi è fondamentale preoccuparsi prima, non nel senso di spaventarsi, nel senso di occuparsene in tempi non sospetti, e questo fa tutta la differenza del mondo, perché poi il tempo fa il resto e con un posizionamento corretto anche sui mercati finanziari, sfruttando gli inevitabili ribassi e gli ancora più inevitabili recuperi che poi seguiranno, allora il rendimento, il valore c'è. Basta, ripeto, pianificare e avere pazienza. Basta non significa che è poco, significa che le regole a volte sono semplici da un lato, ma non così automatiche da mettere a terra. Devo ringraziare Andrea, la puntata è volata. Abbiamo seminato nel mese, la prima puntata delle mesi di educazione finanziaria, ce ne saranno 5 tutti i lunedì dalle 8.30 alle 9. Ringraziamo di cuore Andrea Rocco per il suo tempo e per i suoi preziosi spunti di riflessione, e anche Giusy, perché ci aiuteranno. Grazie in questo, e rivedete questa puntata e fate la vostra questi concetti. Ringrazio tutti e due e vi rimando a lunedì prossimo per un'altra puntata del mese dell'educazione finanziaria. Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro. Alla prossima!